Semaforo rosso anche a Latina per l'Avellino, che perde la seconda gara consecutiva in trasferta mostrando chiari limiti di personalità. Le tre espulsioni di D'Angelo, Poleno e Cerino non possono essere riconducibili soltanto a una direzione arbitrale troppo severa, ma sono la fotografia di una squadra attesa e nervosa oltre ogni limite, che perde facilmente le staffe. Il Latina invece fa festa, raggiungendo in vetta il Brindisi a quota 10. I nerazzurri hanno in tortolano un trottolino scatenato sulla fascia sinistra. Non è un caso che su quel versante al 15° i laziali costruiscano l'azione del vantaggio. Martinez ispira tortolano che sfugge a D'Angelo, sfrutta un velo di Polani, supera a doppia velocità Nocerino e batte Marrocco. L'Avellino non resta a guardare, ma è sfortunato al 18°. Mischia nell'area pontina. Un tiro cross di Nocerino viene liberato da Farina e raccolto da Panatteri. La botta dell'ex modicano è respinta da Martinuzzi, che è salvato dal palo sul colpo di testa di Scandurra. Il pallone arriva poi dalle parti di D'Angelo, che già ammonito imita Grego Luganis tuffandosi in aria. Olivier estrae il secondo cartellino giallo per il centrocampista bianco-verde e la frittata è già in cottura per la compagine irpina. Mara tira fuori di Anello e inserisce Fanelli. I lupi non mordono. Il Latina invece è sempre pericoloso con le ripartenze. Marrocco si salva sul lanciatissimo Martinez, mentre Berardi non trova la porta dalla lunga distanza. La squadra di Sandera mette a sicuro il risultato in chiusura di primo tempo, quando l'arbitro Olivieri, su segnalazione del primo assistente, punisce con il calcio di rigore il tocco con una mano da distanza ravvicinata di Puleo sulla sponda aerea di Polani. Secondo giallo e conseguente espulsione per il capitano dell'Avellino. Dagli 11 metri lo stesso Polani non sbaglia, 2-0 per i nerazzurri e partita in frigo. Nella ripresa i padroni di casa sono minacciosi con una legnata di tortolano di poco alta. Un'entrata dura di merito su Riga costa l'espulsione anche all'esterno destro del Latina. Poca fortuna poi per un'incornata di Ricci su punizione di Fanelli. Mara lancia in campo viscido, richiamando in panca un timido Licciardi, mentre Sandera si affida allo strusciante Cinelli per sfruttare le praterie concesse dall'Avellino, che non si arrende. La truppa di Mara rischia sulle ripartenze dei padroni di casa, strozzate dalle puntuali uscite di Marrocco, e colpisce all'81esimo quando dai 30 metri Fanelli scarica un potente destro all'incrocio dei pali. Nel finale Lupi all'assalto disperato del pareggio, ma Nocerino magnifica gli ultimi sforzi trattenendo Cinelli lanciato verso l'area irpina. Olivieri alza un altro cartellino rosso, mentre per l'Avellino cale il sipario sulla contesa tra veleni e proteste.